Sono qua con il grande Xavier, Belli, grande direttore. Allora, direttore, ti chiedo, oggi eravamo alla consegna del premio Perrot a Simone Inzaghi, come lo giudichi con te? Beh, certamente sì, soprattutto e non solo, non soltanto per i risultati eccezionali. Lui ha ottenuto in 3 stagioni nell'arco della sua guida interista. Ma perché, come ha ricordato anche la signora Cinzia, figlia di Enzo Bearzot, lui incarna e ci vede di te. Può confermarlo i valori di questo straordinario uomo, di questo grande allenatore che ci ha dato il titolo mondiale nell'82. Quindi nessuno meglio di Simone Inzaghi poteva ricevere questa cosa. Allora, da un allenatore all'altro in 20 secondi dimmi, si parla tanto, Allegri sì o Allegri no? Che atmosfera c'è a Torino? Tu sei stato direttore Secondo me, sport, sai molto più di me. stiamo andando verso Allegri no. Ho la sensazione, Sì? Ma non così, c'è una parte della proprietà e un'altra che condivide 50-50? è così, però ho la sensazione che se la Juve non si scuote dal suo torpore, che abbiamo anche visto in occasione del derby, saranno dei cambiamenti a fine stagione. Non sarà un cambiamento perché gol più tonto più morto. Per me è più morta in questo momento, ma io spero che il Bologna riesca a trattenere Motta perché, firmando un'impresa storica come la qualificazione del Bologna alla Champions League, nessuno meglio di Motta potrebbe guidare questa squadra. Però, ovviamente, l'ultima La volta. Juve va in Champions? Beh, cazzo, salvo cataclismi, penso proprio di sì. Un'ultima cosa, Milano-Roma per l'Europa League, che Ah, fa? bella domanda, bella domanda. Perché è vero che la Roma parte ovviamente dal gol di vantaggio. Se il Milan però è quello che nella gara d'andata affronta la partita in maniera diametralmente opposta rispetto alla squadra di De Rossi, passa la Roma. Grazie direttore, ti Grazie a voi. abbraccio con tutto il cuore. Ciao.